Cioè, quando uno pensa che non sia vero, rifai quello che stavi facendo, Matteo, stavo ti prego. Mettendo a posto un po'. Ecco, allora, l'amministratore delegato delle cantine Ferrari stava giustamente posizionando correttamente questa meraviglia. Guardate che roba. E il nuovo, guardalo anche tu, che bello. Guarda, a me piace e anche il nuovo, perché la dodicesima giusta etichetta. Sì, e poi questo Ferrari Perle Bianco che abbiamo presentato oggi ha questo scrigno anche molto bello, ovviamente bianco. Ed è, io ho detto prima, sempre un'emozione presentare un'etichetta, perché se pensate, questa è una riserva del 2006, quindi un vino che ha 10 anni. Quindi quello che facciamo oggi è il risultato di un percorso molto lungo, cioè che è partito nel vigneto dove gli uomini e le donne delle cantine Ferrari hanno curato queste vigne durante tutto l'anno, fino alla vendemmia del 2006, poi questo vino, l'uva è stata portata in cantina e poi è stato un lavoro paziente che ci ha portato oggi a questo risultato. Ecco, quando un lavoro, un progetto di questo tipo inizia così tanto tempo prima, come si riesce ad avere questa visione? Perché poi è questo che la gente può chiedersi, no? Cioè, oggi presentate il Perle Bianco Ferrari, che però è nato come idea, come progetto, come sfida anche forse, ben 10 anni fa. Ma la verità è che nascono... Potevano succedere una valanga di cose in 10 anni. Questi progetti evolvono. Ad esempio il nome Perle Bianco, il fatto di inserirlo nella linea Perle, quello è venuto strada facendo. Questo però è nato fin dall'inizio in cantina con la volontà di creare un nuovo Ferrari che avesse una sua identità. Quindi anche con un'esigenza di soddisfazione di un mercato e di consumatori che vogliono... degli appassionati, molto, diciamolo. Parte, no? Cioè, molto però anche dalla voglia dei nostri enologi di fare sempre qualcosa di nuovo. Okay. La creatività prima di tutto. Poi si tratta, secondo me c'è un, nel mercato ci sono tanti appassionati che hanno voglia di scoprire cose nuove, no? Però bisogna anche dare la possibilità agli enologi in cantina a chi, di provare e di a nuove cose. In questo caso l'intuizione base è proprio legata alla longevità che i nostri vini hanno. Anche il Ferrari Perle ha una grande capacità di invecchiamento. Noi abbiamo pensato quindi di creare una cuvée Perle selezionando quei vini base che avevano le caratteristiche di maggiore longevità secondo quello che noi potevamo prevedere, e quindi abbiamo fatto un Perlé per un invecchiamento più prolungato, e questo vino dopo 6 anni mantiene quelle caratteristiche di armonia e di eleganza che sono tipiche del Perlé, però con una maggiore intensità, profondità e anche sabidità. È vero, io ho avuto la fortuna di essere qui oggi, grazie alle frecce sono arrivato da Napoli a Milano in tempo, una volta c'era l'aereo, adesso è il treno che ci accompagna. Dovete servirlo sulle frecce. Adesso facciamo un appello pubblico. Questo sarebbe, dobbiamo questo scalfire. Non, questo non neanche abbastanza. Perché sono no, non questo, però Ferrari sulle frecce, lo dico io, è un mio must. Salute. Senti, bellissimo. E l'ultima cosa, questa è la 12ª etichetta di casa Ferrari, giusto? Quant'è che non c'era un'etichetta nuova? No, beh, noi abbiamo presentato... l'ultima importante etichetta è stata il nostro Ferrari Riserva Lunelli, che è stato un passo importante perché porta il nostro nome di famiglia, che è un'altra etichetta diversa. In questo caso siamo sempre sullo Chardonnay, ma è un vino che fa la prima fermentazione in legno, e quindi l'elevazione in legno gli dà questa morbidezza, questa ricchezza gustativa unica. È un'etichetta diversa, e mi piace poter dire che ormai abbiamo una gamma di millesimati di riserve fatte di etichette, ciascuna con una propria identità, sempre nello stile Ferrari. Poi sta a voi scegliere quale. Assolutamente, piace. Matteo, piace anche a noi questa scelta. Chiudiamo con un'ultima cosa, che è un'informazione che voglio dare, perché voi siete anche cantine Lunelli in Toscana, no? Tenute Lunelli. Tenute Lunelli, errore mio, chiedo scusa. Tenute Lunelli in Toscana. E lì cosa si produce? 30 secondi per dare un input agli amanti del buon vino. Ma lì appunto è vino fermo, quindi siamo tutti i nostri vini fermi portano il nome di famiglia Tenute Lunelli, e quindi non Ferrari. Queste Tenute Lunelli hanno un filo conduttore che è quello del rispetto del territorio, quindi in ciascuna di queste cantine noi vogliamo rispettare l'identità del territorio. Sono tutti vini biologici, quindi facciamo agricoltura biologica in Trentino, in Umbria come in Toscana. In Toscana raccontiamo Sangiovese, questo vitigno che è il più storico di quel territorio. In Umbria invece il Sagrantino. Quindi in Toscana producete? Sangiovese. Abbiamo con che etichetta? Il Teuto, che è un Sangiovese in purezza, e l'Agliotto, che invece è Sangiovese con Cabernet Merlot. E li troviamo in enoteca. Enoteca, ristorante.